Eh sì, caro Lorenzo, hai perfettamente ragione. La vecchia GR Yaris andava già di per sé come un razzo ed era bellissima da guidare. Ma ti accorgerai tra qualche istante, ed io ho già avuto la fortuna di farlo sulla pista di Jarama, che la nuova è ancora più definita sotto ogni punto di vista. Ma un po' più veloce, è un po' più bella da guidare, ed il prodotto in definitiva è decisamente migliorato rispetto al passato. Per ottenere questo risultato, in casa Gazoo Racing, che è un'emanazione sportiva fondamentalmente di Toyota, hanno lavorato esattamente come si lavora su un'auto da corsa, per cui tutto quello che non convinceva piloti e ingegneri è stato introdotto all'interno di un sistema di evoluzione che è stato poi portato in gara, appunto con le nuove componenti, è stato portato nuovamente a rottura e sulla base dei dati raccolti lo si è, diciamo, sistemato e lo si è reintrodotto all'interno del loop fino a quando non si è arrivati a determinare una componente migliore rispetto a quella del passato, comunque aderente alle nuove caratteristiche progettuali che tecnici ingegneri e piloti si erano prefissati. Ogni elemento della vettura è stato portato all'interno di questo schema, tanto che la scocca, che è specifica per questo prodotto, non esiste di fatto una Yaris ibrida con carrozzeria a tre porte, è stata evoluta nei punti di saldatura, ma anche nelle aree dove sono stati previsti sin dall'origine chiaramente incollaggi per aumentare le rigidità torsionali. Questo migliora il rapporto tra la scocca e la trazione integrale, migliora il rapporto tra la scocca e le sospensioni e chiaramente anche diventa tutto più veloce in termini di reazioni allo sterzo e chiaramente alle volontà del pilota. Per ottenere questo risultato non si è migliorata solamente la rigidità della scocca, ma si è rivisto anche il castelletto sul quale vengono installati gli ammortizzatori nella parte superiore, con un attacco decisamente più rigido rispetto al passato e che ha consentito alla McPherson anteriore di lavorare in modo ancora più preciso e chiaramente di pari passo con l'evoluzione della scocca. Si è lavorato sodo anche sul sistema di trazione integrale, tanto che si è perso per strada fondamentalmente quello che era il concetto della modalità sport, quindi il 30-70, che oggi è stato evoluto nella modalità track, che in realtà è una modalità variabile tra il 60-40 e il 30-70 sulla base delle necessità che l'elettronica rileva in base al percorso e alla tipologia d'uso che si sta utilizzando in quel momento. Rimane la modalità normal 60-40 e poi al posto della track, della precedente track 50 e 50, viene introdotta la Gravel, quindi un 53-47 che è stata voluta direttamente dai piloti del team Gazoo Racing proprio per avere una guidabilità migliore sulla terra. In realtà cambiano tantissimo anche gli interni con l'introduzione di una nuova plancia che ricorda un po' quella di un computer Apple degli anni 80, ma di fatto a ben guardare è identica a quella delle vetture da competizione, quindi grande ispirazione da questo punto di vista per abbassare il sistema di navigazione, quindi offrire più visuale. Allo stesso tempo è stato alzato lo specchietto retrovisore ed è stato anche abbassato il piano di seduta, quindi tutto questo ha portato migliorie sia alla visibilità ma anche chiaramente alla posizione di guida, che adesso è molto più naturale rispetto a quella della precedente Yaris GR. Cambiano alcune cose anche per quanto riguarda il disegno del paraurti anteriore, che ora è diviso nella parte laterale in tre pezzi, questo per andare ad essere più economico nel caso di riparazioni. È stata rivista anche la griglia centrale con un elemento più robusto rispetto al passato e che va a completare, diciamo, un nuovo sistema di raffreddamento attorno alla quale i tecnici di Toyota hanno lavorato sodo per consentire a questo tre cilindri di essere più performante, ma stesso tempo anche più costante nel offrire performance. Tanto è vero che hanno introdotto anche un piccolo serbatoio d'acqua nella parte posteriore, sotto il pavimento, di fianco alla batteria, all'interno del quale è possibile, diciamo, inserire alcuni litri di preziosa H2O e che permettono attraverso un tasto di essere sparata sui radiatori proprio per andare ad abbassare quelle che sono le temperature di lavoro, andando quindi a migliorare la performance e la resa del motore tre cilindri.
turbo che di per sé cresce anche lui nella performance. Si passa da 360-390 newton per metro di coppia, è vero, sale di circa 200 giri. Prima erano disponibili a 3000, adesso a 3250 circa, con un aumento della potenza che passa da 261 a 280 cavalli. Per ottenere questo risultato sono state riviste le bielle, sono stati rivisti i pistoni, è stato rivisto il circuito di lubrificazione, ma anche, come già detto, quello di raffreddamento. È arrivato poi anche un nuovo sistema di trasmissione, un nuovo cambio, è stata rivista la tiranteria per il cambio manuale, quindi adesso la seconda entra un po' più facilmente rispetto al passato, anche se rimane ancora un po' durettina, mettiamola così. E poi è stato introdotto anche un nuovo cambio automatico, Aisin a 8 rapporti, che lavora in modo estremamente veloce per assicurare i cambi di marcia sia in salita che in scalata, andando quindi ad offrire una rapportatura più corretta ad un motore che ama girare ai medi e alti regimi, e chiaramente anche però un passaggio di marcia molto veloce ed in linea con quelle che sono le caratteristiche di una vettura come questa GR Yaris. Rimangono sempre del pacchetto anche i due differenziali Torsen, quello anteriore e quello posteriore, a tutto vantaggio ovviamente della ripartizione tra lato destro e lato sinistro della coppia in eccesso rispetto alla ruota che sta slittando in uno specifico momento. Quindi nuovi interni, nuova scocca, nuove rivisitazioni elettroniche della ripartizione della coppia, nuovo motore e chiaramente anche nuova estetica che viaggia di pari passo con il restyling della Yaris di tipo tradizionale che abbiamo conosciuto proprio in questo periodo e che è arrivato con il Model Year 2024. Quindi tanta, tanta, tanta roba che sono davvero curioso di guidare sia con il cambio automatico che con il cambio manuale. Andiamo a vedere come va. Ok, scendiamo in pista invece con la 2024. Gli inglesi direbbero che la differenza è glorious perché c'è una nuova modalità di lavoro della trazione integrale, il motore sembra spingere molto meglio, la scocca è decisamente più rigida, lo si sente anche nella precisione dello sterzo, e tutti gli interventi che sono stati fatti dai tecnici Toyota per assicurare a questa nuova GR Yaris un comportamento migliore, anche perché no, sulla neve, beh, si trovano tutti in questa prova che sto facendo in questo momento. È una macchina grandiosa da un punto di vista di guida, una macchina grandiosa da un punto di vista di qualità, di erogazione del suo motore, ed è una macchina grandiosa anche perché è l'unica ad essere fatta così. Ricordi che vengono dal passato ma che sprofondano in una modernità incredibile, dettata appunto dalla presenza di tutti questi elementi tecnici che funzionano anche grazie all'elettronica, ma che poi portano con loro tutto quello che è il bello di avere il meccanico, per intenderci, differenziale. Portano con loro tutti gli elementi però anche del passato, come il differenziale meccanico e anche, guarda qua come gira, portano con loro il differenziale meccanico e poi anche una costruzione di scocca che è chiaramente derivata dall'esperienza nei rally da parte di Toyota. Si sviluppa, anzi prima si disegna, poi si sviluppa, poi si prova, si rompe e si ritorna in pista col pezzo modificato. Questa è la teoria di Maurizio, una teoria che appunto ha dato vita a questa nuova Model Year 2024, che ragazzi va come un siluro, ha un cambio meraviglioso, le marce sono decisamente più intonate a quello che è lo spirito di questa macchina. So che l'automatica è diciamo croce edilizia di chi acquista questo genere di vetture, ma realmente con questo tipo di configurazione la vettura va decisamente meglio rispetto a quella manuale, con tutto che anche il cambio manuale è stato modificato per quanto riguarda tutta la parte di tiranteria, e questo consente chiaramente di avere un miglior approccio, un miglior feeling di guida. Guardate un po' come cambia direzione, bellissimo anche il lavoro, il rilascio del sistema di trazione integrale. Ma quello che mi piace, certo, ci sono anche i chiodi che ci aiutano a percorrere le traiettorie, ma ragazzi, questa macchina sta e sta alla grandissima, te la puoi mettere realmente dove vuoi. Guarda che robetta, bellissima. E semplicemente tiro e rilascio, la metti realmente, guarda che roba, la metti realmente dove deve stare. Giù, giù, giù. Bella.
Allora, ragazzi, è infinitamente più bella da guidare la nuova rispetto alla vecchia. Sembrano simili, anzi direi che sono identiche, perché comunque l'hardware globalmente è identico, però la messa a punto e le differenti componenti che vanno, diciamo, ad essere migliorate in questo Model Year 2024 rispetto ai Model Year precedenti fanno veramente la differenza, lo fanno in un modo abissale, molto più precisa di sterzo, la scocca torce meno, le sospensioni sono più rigide, si sente tantissimo e la macchina lavora soprattutto con questo cambio automatico in modo decisamente migliore rispetto a quello che è il cambio manuale. È più intonato il cambio sicuramente al lavoro del motore che sembra averne molta di più rispetto a quanto ne aveva in passato. Quindi direi che è un oggetto notevolissimo, con delle caratteristiche di rally car indubbiamente migliorate rispetto al passato, e soprattutto è un modello che fa emozionare, fa battere il cuore anche direi con questo nuovo cambio automatico che fa la differenza rispetto al manuale. Certo, se volete godere il manuale è il manuale, ma qui se volete andare forte non c'è scelta. Per non saperne leggere né scrivere mi guido anche la manuale, che è migliorata tantissimo anche lei, mamma mia, è migliorata tantissimo anche lei nella dote telaistica, diciamo. È una macchina che comunque, guarda come gira qua, che meraviglia, migliorata tantissimo nelle doti telaistiche, senti come gira sto motore, e gode anche lei dei vantaggi del nuovo tre cilindri che sembra avere, boh, 290 cavalli, non 280, tanto quanto quel motore di prima sembrava avere 250 cavalli, non 260. Quindi cambiano diverse cose. Too long. E comunque anche col manualino, ragazzi, tanta roba. Si guida alla grandissima. E poi è molto sensibile al tiro rilascio, una cosa che mi piace moltissimo, rende la macchina molto precisa, va esattamente dove vuoi che vada e non è scontato. Cioè, alla fine la cosa divertente di questa macchina è che sì, è una Yaris, ma è una Yaris solo perché gli conveniva da un punto di vista commerciale basarlo su una, diciamo, vettura esistente che comunque fanno correre nei rally, ma di fatto questa è una macchina che non esiste e che è progettata veramente da zero per fare la differenza e per far divertire soprattutto Maurizio, soprattutto il presidente, ma poi anche tutti i clienti che, perché no, vogliono guidare e divertirsi a bordo di una macchina come questa. Tanta, tanta, tanta roba. Bella spazzolottina qua, guarda che robetta. Allora, salvo imprevisti, sono arrivato alla fine di questo vlog. Vi devo dire una cosa, che questa macchina è la nuova, sia con l'automatico che con il manuale, è molto più veloce, molto più precisa di telaio, di sterzo, di sospensione. È un'altra macchina, veramente un'altra macchina. Ma la differenza con la vecchia, soprattutto in una condizione come questa, emerge sia in positivo, ma anche, non dico in negativo, però la vecchia è leggermente più semplice da guidare perché si muove di più. Diciamo, ti trasmette delle sensazioni più paccioccone, no? Sembra un pochino più semplice da guidare. Questa invece è più una lama, secondo me in un tracciato come questo la differenza, boh, sono 2-3 secondi al giro, e diciamo la differenza sostanziale che si sente sul motore, sul telaio, sullo sterzo e tutto te la ritrovi poi anche in pista. Non che la vecchia, appunto, lo ripeto, vada male, anzi, per i neofiti, tra virgolette, forse ti diverte ancora di più con la vecchia, ma la nuova è veramente un'altra macchina, va infinitamente più veloce. Quindi tanta roba, sono belle entrambe. Certo è che se devo prenderne una, mi prendo la nuova.